meno 2 gradi e probabilmente questa sera, stanotte, la situazione peggiorerà. Il meteo annuncia temperature davvero rigide e inusuali per la città di Napoli, che è sommersa dalla neve così come quasi tutta Italia. In città, in mezzo alla strada, vivono alcune migliaia di senza dimora, persone che non hanno un tetto e che hanno costruito la propria dimora in mezzo alla strada. Con queste temperature, quello che verosimilmente e tragicamente può accadere è che molti di questi senza dimora possono finire molto male. Insomma, è di questi giorni la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita nello stiro di Caivano, e pare che si sia rifugiato lì esattamente per tentare di proteggersi dal freddo. Ed è sempre di questi giorni la notizia non meno tragica del ritrovamento del corpo senza vita, di un senza dimora, in città presso la Galleria Principe Umberto. Insomma, con queste temperature davvero è più che un'emergenza freddo. I senza dimora sono un problema che hanno tutte le grandi città d'Europa, e però tutte le grandi città d'Europa provano ad attrezzare delle risposte. Noi avremmo bisogno già da tempo di potenziare gli interventi in strada per portare loro i primi soccorsi, un minimo di assistenza, il pasto caldo, bevande, coperte, e avremmo bisogno anche di potenziare il numero di posti letti nei centri di accoglienza. Sempre di questi giorni è l'appello di molte associazioni rivolto al Sindaco di Napoli affinché si provveda con assoluta sollecitudine all'apertura di uno spazio che è stato già individuato presso l'Albergo dei Poveri per attrezzare appunto un ulteriore centro di accoglienza. Ecco, io credo che le iniziative, quelle istituzionali, debbano moltiplicarsi con una rapidità e un passo diverso da quello che c'è stato nel passato, ma credo che occorra sostenere e moltiplicare anche le iniziative di cittadinanza, di solidarietà, che pure possono e devono fare la propria parte. In questi prossimi giorni GESCO, il Camper, ma tanti altri gruppi di volontariato sono in strada, e credo che in questa settimana occorre davvero produrre uno sforzo straordinario, eccezionale. Insomma, chiunque fosse interessato può rivolgersi e mettersi in contatto con GESCO offrendo indumenti, coperte, ma anche un po' del proprio tempo per portare un po' di assistenza, di solidarietà e di aiuto ai senza dimora. Prosegue nel frattempo la campagna di raccolta fondi per gli Spazzacammino, che è un progetto assolutamente innovativo che coinvolge 12 senza dimora che, impegnati in un progetto di lavoro per lo spazzamento, per migliorare lo spazzamento delle strade della città di Napoli, e grazie al sostegno di GESCO e di tanti commercianti che stanno dando una mano, tenteranno di affrancarsi definitivamente dai circuiti assistenzialistici e dai circuiti di abbandono e di degrado nei quali sono stati loro coinvolti, e tanti loro compagni di strada sono ancora coinvolti. Chi volesse sostenere questa campagna non deve fare null'altro che cliccare Napoli Click o andare sulla piattaforma www.buonacausa.org e potrà sottoscrivere con un piccolo contributo a loro favore perché questo progetto possa realizzarsi con successo.